Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Wurky. Pronostici, terza giornata di Serie A. Prima di partire, tantissimi like e mi raccomando, scrivete nei pronostici qua sotto, scrivete nei commenti, pardon, qua sotto i vostri pronostici. Scrivete nei pronostici commenti o nei commenti pronostici, insomma, fate un po' come vi pare. Fatemi sapere la vostra perché sono molto molto curioso e se vi va, iscrivetevi al canale con un ragazzi, con un bel like, non vi costa una sega, è gratis. Se non vi iscrivete al canale, vi si piglierà a male fino a Natale. E perderete anche al Fantacalcio in maniera, direi, abbastanza male. Quindi tipo un 3-1, un 3-0 al Fanta. Quindi vi conviene iscrivervi, poi fate come vi pare. Ste bellissime maglie che trovate qui. Questa anche è quella qui del Sommo Alvaro, che ora è andato al Milan. C'è il link qua sotto in descrizione, passateci, codice coupon B92, trovate tantissimo e di più. Ora mi stanno arrivando tutte quelle nuove, ci sbizzarriremo in maniera veramente, veramente bella. Allora, è stata sicuramente la scorsa giornata bella, avvincente, sorprendente, direi, perché ora andiamo un po' a prendere, ecco qua, a prendere appunto il recap, perché vediamo come il Milan ha perso a Parma, come la Lazio ha perso a Udine, l'Inter che torna a vincere e convince, insomma, contro un Lecce che ancora non è in forma, un Lecce che chiaramente ha avuto difficoltà nelle prime due partite perché ha giocato contro l'Atalanta e contro l'Inter, 6 gol subiti, 0 fatti. Il Genoa ci dimostra di essere una squadra con un percorso importante, che sta facendo altrettanto una stagione positivissima perché ha pareggiato in casa con l'Inter, ha vinto a Monza. Fiorentina-Venezia 0-0, la Fiorentina un po', diciamo, ancora indietro fisicamente, il Venezia ottiene un punto importantissimo. Il Torino, pardon, vince e convince contro l'Atalanta, un super Torino. Vanoli si dimostra essere un allenatore che, nonostante gli hanno venduto Bellanova, ha trovato tante soluzioni e ha vinto con merito Adams in grande spolvero. Però la Dea non ha demeritato. Il Napoli si è ripreso e ha vinto contro un Bologna, direi ancora nettamente fuori partita questa, un po' sottotono, però con l'Udinese qualcosina di interessante aveva fatto vedere. Ma comunque il Napoli ritorna di roboanze, attende nuovi acquisti. L'Empoli sbanca Roma, la Roma un punto in due partite contro Cagliari-Empoli. Roma deve svoltare, deve andare a fare punti a Torino. Cagliari e Como, pareggio che muove la classifica per entrambe. La Juventus primissima vince, davvero una strapazza, il Verona 3-0, una Juventus con un super Vlahovic e tanti giovani interessanti. Ci si aspetta in questa giornata delle risposte da Milan e Lazio, ci si aspetta un Monza che possa fare qualcosina in più, ci si aspetta un Parma e un Udinese che, insomma, daranno del filo da torcere, e tante altre squadre che possano fare bene. Intanto la Juventus, come vedete, guida la classifica prima con Inter, Torino, Genoa e Parma, Udinese e Empoli a 4 punti, Atalanta, Lazio, Verona e Napoli a 3, poi c'è Cagliari, Fiorentina 2, Milan, Roma, Monza, Venezia, Bologna, Como 1 e Lecce è a, raga, 0 punti. Allora, per quanto riguarda questa giornata qui, allora, per quanto riguarda questa giornata, si parte con Venezia a Torino. Allora, Venezia a Torino, onestamente io vedo un Venezia che darà del filo da torcere, riaccoglierà allo stadio penso Vanoli, ma credo nel lavoro del Torino, credo un Torino che ha chiuso anche dei giocatori interessanti per quanto riguarda il reparto difensivo, un Torino che sta puntellando la rosa e è partito in maniera ottimale, tant'è che io poi con questa scommessa con il secondo attaccante di Vanoli al fantacalcio ci ho puntato, ho fatto bene su Adam, sono preso due fantacalci su tre, credo un bel X2 Torino che possa continuare striscia positiva a Venezia. Per quanto riguarda Inter-Atalanta, allora l'Inter-Atalanta, l'Inter in casa mi aspetto che possa fare almeno un paio di gol. L'Atalanta che ancora secondo me deve trovare, deve inserire bene i giocatori, nonostante abbia fatto benissimo contro il Lecce la prima. Non dimentichiamoci che poi ha speso tante energie anche quando ha affrontato il Real Madrid, poi a Lecce, poi contro il Torino. Atalanta che può essere un po' stanca, Atalanta che però magari un gol lo fa, ma per me perde 2-1. Bologna-Empoli, io credo che il Bologna possa tornare a fare punti, ma attenzione a questo Empoli che ci ha dimostrato di essere una squadra vera e una squadra già pronta. Non escludo che possa continuare a fare bene. Dico 1x, ma chiaramente il pronostico a favore della squadra di casa. Lecce-Cagliari, io qui vedo un bel pareggio secco con due squadre che possano
muovere entrambe la classifica, con il Cagliari che otterrebbe così il terzo pareggio consecutivo e Lecce il primo punto stagionale. Lazio-Milan, io devo dire assolutamente che il Milan deve continuare a fare punti, non escludo il pareggio perché Lazio in casa può essere una squadra che darà del filo da torcere a tante compagini, ma vedo Milan favorito, dico X2. Napoli-Parma, attenzione a questo Parma dei giovani che metterà sicuramente in difficoltà il Napoli, ma vedo un Napoli che in casa possa continuare a fare bene con la reazione che ha avuto con l'inserimento di qualche volto nuovo. Napoli-Parma per me finirà 3-1-1, pronostico. Genoa-Verona, attenzione al Verona. In questa giornata può andare a Genoa e fare bene, però il fattore Marassi per i padroni di casa sarà quest'anno un fattore importantissimo come lo è stato nelle altre stagioni storicamente in casa per il Genoa. Io dico 1x, ma attenzione al Verona che non escludo possa portare qualcosina a casa. Fiorentina Monza dipenderà molto secondo me da come la Fiorentina farà in Europa. Se la Fiorentina dovesse passare il turno come ci auguriamo, noi io toscano come ci auguriamo in tanti tifosi, per me può continuare a fare bene, viceversa potrebbe accusare un po' il colpo. Fiorentina Monza dico comunque 1x. Udinese Como per me il vero la vera rivelazione, il vero diciamo la vera sorpresa di questa giornata potrebbe essere Udinese Como, perché Udinese Como vedo o un pareggio o il Como che possono andare a vincere addirittura fuori casa, dico quindi X2. Con il Como che comunque sia ha iniziato in questo campionato con tre trasferte, con tre trasferte. Juventus Roma, io vedo una partita bella equilibrata, vedo una partita dove la Juventus secondo me è il primo test importante per entrambe, però la Roma ci arriva male perché ci arriva con un punto in due gare, la Juventus ci arriva a punteggio pieno. In caso di pareggio, secondo me la Juventus uscirebbe comunque positivamente da questa partita, in caso di vittoria uscirebbe incredibilmente, penso, contro, cioè io non, mi potevo aspettare sì tre vittorie della Juventus nelle prime tre, ma non, cioè, non che potesse vincere le prime due così bene, magari anche contro la Roma, però la Roma secondo me farà una partita vera, potrebbe finire anche in pareggio, però dico 1x perché comunque credo ancora io in Thiago Motta, credo ancora nella Juve, e quindi questi sono i miei pronostici ragazzi per la terza giornata di Serie A. Like, iscrivetevi al canale e date un'occhiata al sito, perché è veramente completo, c'è di tutto e di più. Ci sono anche quelle, poi, delle nazionali, come vedete, anche quelle retro, tipo questa di Totti, che è sicuramente bellissima. Ok? Scrivetemi nei commenti i vostri pronostici, vi aspetto, dai!